Ciao, benvenuti su Mana Team Facebook Channel, io sono Elena e oggi tag. Allora, quest'oggi facciamo un bel tag estivo, anche se l'estate è agli sgoccioli, con Chiara, in collaborazione con Chiara di Chiara Sweet Books. Vi metto il link al suo canale qui sotto, vi scrivo il nome del suo canale qui da qualche parte, andate a vedere anche il suo video. Allora, 9 domande a tema estivo. La prima: quale cover ti fa pensare all'estate? Ora, io ho cercato di variare un pochino, ma in realtà la cover che mi fa pensare all'estate è questa. E l'ho già utilizzata per un altro tag in cui si chiedeva tipo una cover estiva, qualcosa del genere. Ma perché proprio mi fa tanto pensare all'estate? Questi piedi fuori da una macchina, immagino un viaggio on the road bello e travolgente. Il libro si tratta di Un'estate lunga, 7 giorni, vabbè, l'avete visto, di Wolfgang Erndorf. Non l'ho ancora letto, devo essere sincera, l'ho preso mesi fa al libraccio, ma non l'ho ancora letto. Quale libro ha illuminato la tua giornata? Ve ne ho parlato, no, in realtà ancora non ve ne ho parlato, ho fatto i video ma ancora voi non li avete visti. Una lettura di quest'estate molto molto illuminante è stata Il magico potere del riordino di Marie Kondo. È stata una lettura molto illuminante perché più che l'aspetto pratico del manuale ho apprezzato l'aspetto, chiamiamolo così, spirituale. Poi, trovo un libro con il colore giallo sulla cover e io ho trovato questo Nella mia fine e il mio principio di Agatha Christie, che è tutto un giallo, perché è un giallo. Poi, qual è la tua lettura estiva da spiaggia preferita? Anche questa è una lettura fatta quest'estate, ovviamente sia Il magico potere del riordino che questa di cui vi sto parlando le ho lette sul Kindle, quindi vi metto la cover da qualche parte. Un bel libro proprio da ombrellone secondo me è stato La ragazza dei fiori morti di Amy McKinnon, proprio un libro rilassante, niente di impegnativo, però gradevole, per cui quella è la mia lettura da spiaggia. Ecco, questa domanda non la capisco tanto bene. Quale libro ti ha fatto correre l'inseguimento dell'omino del gelato? Ma perché avevo fame? Perché avevo bisogno di refrigerio? Non capisco tanto questa domanda, però ho cercato di dare una risposta e la mia risposta è Le ore lunghe di Colette. Perché appunto ho immaginato un pomeriggio di caldo e arsura e questo libro mi fa molto pensare a lunghi pomeriggi di attesa e di caldo e di arsura, per cui ci sta, spero, penso. Scottatura, quel libro aveva un finale negativo e doloroso, ovviamente non potevo che prendere La mia amatissima Nana di Émile Zola. È perché questo libro ha un finale veramente non brutto, nel senso che è brutto, il finale è bellissimo, però è molto molto doloroso. Poi, tramonto, dov'è? Sì, tramonto, quale libro ti ha resa felice quando è finito? Il libro che mi ha resa felice quando è finito, ma non perché non mi sia piaciuto, ma anzi perché mi è piaciuto tanto e volevo vedere come andava a finire, è questo, Jane Eyre, di Charlotte Bronte. Bellissima storia, lei un'eroina meravigliosa, femminista, rivoluzionaria, bellissima, e il finale non mi ha deluso. Io forse avrei scritto qualcosa di diverso, ma io non sono Charlotte Bronte, quindi va bene così. 8. Quale cover ti ricorda il tramonto? Ho gironzolato tra i libri che ho qui in libreria, in effetti il tramonto me lo ricorda questa copertina di Klimt di Estuardo di Pauline Riage. Perché questi colori così un po' soffocanti, rossi e arancio, mi ricordano molto i colori del tramonto. Ultima domanda, quale libro o serie speri di leggere quest'estate? Ora, l'estate volge al termine, però un libro che mi piacerebbe tanto leggere al più presto è questo. Siccome ancora la mia sete di libri frivoli estivi non è finita, mi piacerebbe leggere questo, che essendo un libro per ragazzi immagino sia una lettura un po' più leggera, un po' più facile da fare. Si tratta di Segreti di Hip House di Edward Carey e appunto spero di entro settembre magari di riuscire a leggerlo, perché è un po' che ce l'ho in libreria e lui attende, poverino, scalpita, scalpita. Detto questo,
questo è finito il tag, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia divertito. Se volete farlo, trovate giù le domande nel box informazioni e se lo fate scrivetemelo da qualche parte così vengo a vedere. Vi invito sempre a seguirmi sui social, mi trovate su Facebook, mi trovate su Instagram, sempre come AmarantinMess o AmarantinMess Book Blog. E basta, ci vediamo alla prossima. Ciao!